Nonno, hai visto Chicco? Sono sicuro che ha seguito Peter al pascolo di montagna. Vado a cercarlo. Legna per... Heidi, sono qui sotto. Il terreno mi si è aperto all'improvviso sotto i piedi. Mi sono fatto male alla gamba. Non riesco a muovermi. Heidi, dove sono le capre? Ci sono ancora tutte? Non preoccuparti, Peter. Ora porto tutte le capre dal nonno e torno ad aiutarti.
Nonno, nonno! Peter è caduto in un vecchio tunnel e si è ferito una gamba. Come posso aiutarlo? Calmati, Heidi. Prendi un pezzo di stoffa resistente e due bastoni della misura giusta. Uno servirà da appoggio e l'altro per steccare la gamba rotta. E se non dovessi farcela da sola, torna indietro. Stai attenta!
Meno male che ti ho trovato. Ecco, così possiamo raddrizzare la tua gamba. Grazie mille, ho sentito un rumore. Sei caduta anche tu? Sì, ma non mi sono fatta niente. Peter, dov'è Chicco? Non lo so, non era con me. È scappato? Non lo so. Non ti preoccupare. L'eco può diffondere la tua voce e raggiungere l'angolo più remoto della valle. Sono sicuro che il cucciolo ti risponderà. Ma prima dobbiamo trovare il modo di uscire dalla grotta. Vai avanti tu e segna la strada giusta con dei sassolini, così eviterò i vicoli ciechi e non tornerò sui miei passi.
Legna per il fuoco. Da qui in poi Peter troverà la strada da solo. Ma dove si è cacciato quel cane? Proviene sicuramente dal lago di montagna. Aia! Che birichino che sei! Sei scappato via! Adesso però torniamo a casa! Beep, beep, beep.
allora, piccolo fuggitivo, perché non vieni da me? Cos'hai? Cosa c'è laggiù nella valle? Il treno? E allora... Clara! Ma... credi davvero che stia arrivando Clara? Dobbiamo andare subito alla stazione a controllare se Clara è sulla lista dei passeggeri. Oh!
Buongiorno, signor bigliettaio. Vorrei sapere se la mia amica Clara arriverà con il treno nei prossimi giorni. Un momento, prego. Ecco le prenotazioni dei passeggeri che si chiamano Clara. A sinistra, la signora Clara Cottermilly. Al centro, la signorina Clara Dorfmüller. E a destra, la signorina Clara Sesemann. Qual è la tua amica? La signorina Sesemann arriverà domani con il treno dell'una. Già domani? Devo avvertire subito il nonno. Mille grazie. Tutto sommato, Peter è stato fortunato. La gamba non è rotta. E non mi fa quasi più male. Heidi, ti manca il fiato. Indovinate? Sta per arrivare Clara. Proprio domani. Nessuno di noi se lo aspettava. Solo Chicco lo aveva capito. E perché non ha mandato un telegramma, come ci aveva promesso? Forse Clara voleva farci una bella sorpresa. Ma adesso la sorpresa sarà sua. Intaglierò un bel bastone da passeggio per Clara. Sì! Io cerco il legno adatto. E io farò un puzzle per Clara, proprio come quello che ci ha mandato lei. E se porti alla nonna gli ingredienti, le cucinerà uno squisito dolce al miele. Thank you.
Con questo legno farò un bellissimo bastone da passeggio per la tua amica. Molto bene, Heidi. Thank you.
così non riesco ad arrivare all'Arnia. Thank you.
Aia! Peter mi ha raccontato tutto, piccola mia. Cucinerò un dolce al miele molto volentieri. Oh, sono così felice che Clara torni a trovarci. Heidi, mi aiuti con il puzzle? Fatto! Anche voi siete emozionati come me? Adesso andiamo a letto e al nostro risveglio arriverà Clara. Sebbene non vedesse l'ora che arrivasse il giorno seguente, Heidi trascorse la notte tranquilla e senza sogni. Al mattino presto la svegliarono i campanacci delle capre e nessuno riuscì a tenerla ferma. Ma questa è una storia che racconteremo un'altra volta. Quando il treno arrivò in stazione a mezzogiorno, erano tutti ad aspettare vicino ai binari. Heidi, Peter, il nonno, la nonna e naturalmente il cagnolino. Clara aveva già aperto il finestrino dello scompartimento per sentire sul viso l'aria di montagna. Quando il cane le corse incontro, abbaiando dalla gioia, risero tutti felici di essere finalmente di nuovo insieme. Andarono a casa della nonna, mangiarono il dolce al miele e bevvero latte di capra fresco. Avevano tantissime cose da raccontarsi. Stava finalmente iniziando l'estate e molte avventure aspettavano ancora Heidi e i suoi amici. Ma sono storie che vivremo un'altra volta.